benvenuti a un nuovo video del Pit. E se non sei ancora iscritto a questo canale, fallo immediatamente. Altrimenti ti butto in piscina. Va bene? No. Quindi fallo. Allora, stasera voglio fare un ibrido tra un rituale e comunque una chat horror. Sì, perché il rituale di per sé è una chat. Ecco, esatto. Allora, raga, abbiamo trovato sul web. Sì. Io lo ripeto sempre, non fatele queste cose a casa, lasciatele fare a noi, per qualsiasi motivo lasciatele fare a noi. Sì. Abbiamo trovato sul web un rituale molto particolare. Non so se siete aggiornati su alcuni trend viral, horror, insomma, arriva, ok, direttamente dall'America. Non è recentissimo, no, okay, ma adesso vi spiego perché non abbiamo mai potuto farlo. Arriva dall'America una leggenda, una creepypasta, una storia, non so, chiamatela come volete, molto particolare, cioè quella dei water baby. Esatto, se voi mettete #waterbabies su TikTok vi usciranno centinaia e centinaia di migliaia, sì, di video. Gian ne ha già parlato, sì, in un video un po' di tempo fa effettivamente, ma io e Paolo abbiamo scoperto che esiste un rituale legato a questa cosa, a questi, sì, water babies, cioè questi bambini nell'acqua. Sì, okay? Io ora vi leggo. Sì, giusto per solo chi brevemente non sapesse niente. Brava, se non sapete niente. La leggenda narra di un periodo di estrema carestia e difficoltà per i nativi americani locali. In tempi di grande sofferenza, le tribù a volte prendevano decisioni disperate. Una versione della leggenda racconta che durante una di queste carestie, le madri, impossibilitate a nutrire i loro bambini, furono costrette a compiere l'atto terribile di annegare i loro neonati nel lago per risparmiarli da una morte più lenta e dolorosa per fame. Gli spiriti dei bambini annegati non hanno mai trovato pace e continuano ad infestare le acque dei fiumi o dei laghi. I water babies vengono descritti come piccoli esseri che sembrano bambini, ma che possiedono abilità sovrannaturali e un'intenzione maligna. Esatto. Molte persone raccontano infatti di aver udito i pianti inquietanti dei bambini provenire dall'acqua. Alcuni affermano di aver visto piccole figure emergere dalle acque o di aver sentito un richiamo che sembrava chiedere aiuto, ma che poi si trasformava in risate sinistre. Qua viene il bello del rituale. Esatto, che noi non abbiamo, come ho detto prima, mai potuto fare, perché da noi era un pochino complicato. Adesso lo capirete il perché. Eh sì, allora ragazzi, esiste una chat che si può dire, cioè pensate che figata, che si può avere direttamente, certo, con uno di questi bambini. Basta recarsi vicino ad un lago o uno specchio d'acqua, per quello che noi stasera balliamo. Tipo servire lei. Davide. Quindi basta recarsi vicino ad un lago o specchio d'acqua e questo farà da tramite, facendo arrivare lo spirito del bambino fino a noi. Esatto. La cosa importante, leggo, sì, 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 come le note a fondo, è interrompere la conversazione, giusto, entro 5 minuti, altrimenti, esatto, il portale che si apre, Davide, resta aperto, esatto, e lo spirito del bambino può passare nella nostra realtà. Esatto, quindi hai capito? Sì. Lo specchio d'acqua funge da portale, ok? Che si apre, ma assolutamente si deve chiudere. Bravo Paolo, ha capito. Chiudere. Io mi accerto che lui abbia afferrato questa cosa. Sì, va bene. Quindi, allora, praticamente, vabbè, io mi ero già salvato il numero, ok? Allora, okay, parto semplice, easy. Ok. Mettiamo, allora. Ah, e un'altra cosa. Facciamo attenzione perché durante il rituale, nel momento in cui tu inizierai a scrivere a questo numero particolare, sì, e sei vicino a un corso d'acqua, uno specchio d'acqua, qualcosa, si apre il rituale. Ok. Da lì partono 5 minuti, mi raccomando. È da lì che partono 5 minuti. Sì. Bene. Teniamoli tutti d'occhio. Vado con la chat. E fai attenzione.
E registro lo schermo, ovviamente. Raga, sta piscina di giorno è illuminata, cioè, o meglio, fino a una certa ora è illuminata. E adesso è diventata nera, nera e fa paura. Io ho un'ansia terribile. Abbiamo messo infatti una GoPro qui, così è fissa. Sì. Nel caso dovesse succedere qualunque cosa... Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Allora, io vado. E parto, ovviamente. Ciao. Vai. C'è qualcuno qui? E vediamo cosa dice. Che ansia. Questi grigi. È online. Finalmente. Mi ha risposto subito. Finalmente. Sì. Sto male. Chi sei tu? Chi sei tu? Ok, allora. Sono Paolo del Pit. E siamo qui per fare il rituale dei water babies. Che ansia. Dobbiamo per forza dare la schiena a sta cosa. Ok, indietro. Vediamo. Sempre online? Ho orecchie aperte anche perché... Ok, sta scrivendo, raga. Sicuro? Mi scrive, sicuro? Cosa ti devo dire? Aspetta. Perché ti chiedi sicuro? Ma intanto gli dico sì. Anche punto esclamativo. Non vedo l'ora di partecipare. Cosa stai dicendo? Con il bambino. Parlare. Di parlare. Non vedo l'ora di parlare con il bambino. E sta già scrivendo. E ci siamo. Non sono solo un bambino. Bene. Ok, allora cosa vuol dire? La leggenda infatti dice che non sono solo bambini, anzi sono malvagi. Ma lo guarda l'ora, perché se arriva qualcosa... Sì, tranquillo. Sì, lo sto guardando anche da... Ecco, ci figurati se dà la vita. Ci proprio all'infinito. Sta scrivendo. Ora ha smesso. Ok. Vuol dire che sono qualcosa di molto di più. Molto bene. Aspetta, 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 ragiona un secondo. Vuol dire che sono qualcosa di molto di più. Sì. Certo, è un demone. In teoria la leggenda vuole quello. Aspetta, aspetta, allora, aspetta, aspetta. Perché sei ancora qui? Cosa ti lega a questo posto? Cosa vuol dire? Perché mi hai fatto sta domanda? Perché voglio capire come mai in questa specie di limbo la mia anima è prigioniera. Preso. Ti ha detto okay. Quello? La mia anima è prigioniera. Ok, allora, la tua anima è prigioniera. Va bene. Io vorrei che si manifestasse proprio. Facesse uscire qualcosa, qualche... Tanti? Paolo, ve l'ho Paolo, detto. Paolo, 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 Paolo. Sentono voci e urla, Paolo, e richieste Paolo, d'aiuto. Stai zitto un secondo. Infatti ragazzi, ha smesso di scrivere. Raga, ho i brividi, veramente. Porca vacca, porca vacca! Raga! Che cazzo era? Era un gufo! Era un gufo! L'hai visto? L'ho preso anche forse. Non era un piccione, non era, no? Era tipo un gufo o un falco. Raga, cosa c'è? Ah no! Ma, no, no!
No, 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 no. Cosa no? Cosa? Raga, io ho le visioni. Raga, io sì. ho appena visto qualcuno sotto, sul fondale. La vedi la mia ombra? Ma aspetta, la vedi la mia ombra? Sì, ma no, io sì, la sto riprendendo. C'era una persona lì. Io vedo un cretino e basta. Solo quello io vedo. C'era una persona lì. Ma non c'era proprio niente perché stavo guardando nello stesso punto. Assolutamente non c'era niente. Che passano da appunto ti sto dicendo che anche vicino alla piscina, quindi ciao proprio, siamo circondati da specchi d'acqua. Esatto. Vuoi scrivere cosa vuole per favore? Ecco, bravo, grazie. Allora, cioè, devo capire se ci vuole far del male o cosa. Cosa vuoi da noi? Non ti sembra di sentire le onde? Qualcosa che fa. Eravamo tutti fermi, vero? Sì. Io ho appena sentito come se un asse di legno... Un piede sopra. Sì. Io c'ho i brividi. Comunque sta scrivendo, eh? Sta scrivendo? Assolutamente sì. Ok. Voglio la vostra anima. Non ve ne andrete vivi da qui. In che senso? Cosa c'è? In che cazzo di anima? No, via dalla piscina. Oh. È vero. Via da via, qua. È vero. Oh, siamo lontani dall'acqua. Voglio la vostra anima, non ve ne andrete vivi da qui. Praticamente lui è dentro l'acqua. Oh, raga, guardate. Ma che brividi. C'ho veramente i brividi. I brividi, fortissimi. Paolo? Allora, tanti sentono richieste d'aiuto, ma in realtà sono risate sinistre. Quindi mi viene l'idea, è come fosse uno spirito che magari si prende gioco... Cioè, tu lo evochi, ma lui arriva per farti gli dispetti. Hai capito? Ma prendere l'anima non mi sembra tanto un dispetto. Cosa sta facendo Morto. Adesso? Ci sono strani rumori. Che rumori? Cosa vuol dire strani rumori? Fai rituali e poi ci sono strani rumori. Certo che ci sono strani rumori, fai rituali. Un bambino nell'acqua? Un bambino nell'acqua? Oh cazzo! No, 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 no. L'hai sentito? Madonna, l'hai sentito? L'ho sentito in pieno. Guarda. Raga, si sta muovendo l'acqua. Si sta muovendo l'acqua. No, ma ha fatto proprio plof. Guarda le onde. Plof ha fatto. Si spenta la luce. L'hai vista? Sta arrivando qualcosa. No. Raga, laggiù l'acqua sta diventando sempre più mossa. No. Cazzo, l'abbiamo evocato. Raga, questa cosa non è possibile perché la piscina è spenta, eh. La piscina è spenta. Sentirebbero il rumore. Lo vedi che sta basta. Guarda. Paolo, ferma questa roba. Chiudi questa cosa. Per favore. Digli basta, ciao, grazie. È stato bello. Digli basta. Scrivigli qualcosa. Sì, scrivo. Scrivigli, non lo so. Digli, non lo so. Come si chiude questa cosa? Non lo... Come? Cosa c'è? Mi ha scritto troppo tardi. Come troppo tardi? Mi ha scritto troppo tardi, raga, aspetta, ci sta ascoltando. Aspetta un attimo. Raga, ci sta ascoltando. Raga, mi ha scritto troppo tardi. Mentre stavamo dicendo basta, come si fa? Cosa gli scriviamo? Sto male. Il tempo è finito, sono dietro di voi. Che senso? Sto male, dove si è spenta la luce? Ma dove abbiamo appena sentito qualcosa che usciva dall'acqua? Appunto. Esatto, pure in acqua. Appunto. Sono dietro di voi, ha detto. Sono dietro di voi. Cosa vuol dire? Non lo so. Poi? Oh cazzo, c'è qualcuno alla finestra! Cosa?
Raga, raga, l'ho preso in pieno. L'ho preso in pieno. E che cazzo era? Non lo so. Oh, no. Entra. Chi cacchio è entrato in casa? Come chi cazzo è entrato? Vieni qua, Davide. No, vabbè, ci sono delle impronte. Sono delle impronte. No, le stai... Davide, guarda. No, ma... Guarda di qua, le vedo. No, ma... Guarda. Io le ho viste perché stavo... Guarda, le vedi? Paolo. Anche là ci sono delle impronte. Aspetta, sono tutte qua. Sono qua, le vedi? Le vedi? Le vedo. Le vedi? Le vedo. Paolo, posso farti vedere una cosa? Illumina questa, ti prego, perché è l'unica che vedo. Paolo. È cortissima. È così. È un'impronta di un... E guarda le dita come sono piccole. È un'impronta di un piede piccolo. Paolo. Qua. Che cosa hai visto? Che cosa avete visto? C'è un'ombra nera. Ah, ecco, un'ombra nera. Io guarda, te lo faccio vedere. Era qua. Era qua. Ci stava guardando ed è andata via. Ci stava guardando adesso. Ah, ragazzi, l'ho preso in pieno. Paolo, qua è bagnato, eh. Sulle scale è bagnato. E è andato su? Non lo so, più che altro, scusami. Per quale ragione? Me lo puoi spiegare? Oh madonna, raga. Levati. No. Guarda, è pieno. Raga. Cazzo, che impronte. Raga, io sto male. Raga. L'acqua. Guarda. L'acqua. Qua. E certo. Ogni corso d'acqua, l'abbiamo detto all'inizio anche, quando abbiamo parlato dei vicini con la piscina, si spostano da un corso, basta avere un corso d'acqua, uno specchio d'acqua, qualunque cosa, loro possono spostarsi. Quindi dalla piscina a lì. E quindi erano dietro di noi. Oh mio Dio!